Raimondo Bruccoleri, qual è il valore intanto sul piano personale e poi sul piano pratico per gli impegni che naturalmente una carica di questo tipo richiede di segretario della CISL? Diciamo che rimettersi in campo dopo distanza di molti anni, dal 2012, che sono decaduto dall'incarico per incompatibilità, essendo stato candidato alle nazionale, mi sono risentito in dovere, in un momento molto particolare, sia a livello locale, soprattutto a livello locale, ma anche a livello nazionale, dove tu puoi incidere relativamente, ma a livello locale, diciamo, quantomeno hai la possibilità di esprimere, di poter dare un tuo contributo, in sostanza, in termini propositivi e anche di azione nei confronti della città. La responsabilità è elevata, naturalmente per tutto un contesto dove di difficoltà oggettive e di difficoltà che molto spesso magari con un pungolo maggiore probabilmente si potrebbero risolvere. Io mi auguro in sostanza che questo pungolo che possa venire dal sindacato, in questo caso dalla CISL, ma io mi auguro anche dalle altre confederazioni sindacali, che assieme possono dare il loro contributo, possa magari riuscire a smussare gli animi e a risolvere qualche problema. In questa fase Sciacca sta attraversando un momento particolarmente complicato. Sotto i riflettori c'è essenzialmente la questione termale. Qual è la sua opinione? Dico, su Sciacca, sulle terme, finalmente c'è un po' di movimentismo, di iniziative, di associazione. È importante che tutti contribuiscono alla fine, a un fine comune e che si riesca a portare avanti un risultato che in termini economici per la città sarebbe molto 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 importante. Le chiedo un'ultima cosa. Sciacca è unanimemente riconosciuta come un territorio dalle grandi potenzialità, dalla varietà anche della sua economia, eppure sta attraversando una fase assolutamente di depressione. E qual è la sua riflessione su questo e in che modo il sindacato potrebbe diciamo, sostenere un progetto di ricrescita? Ma la situazione di Sciacca è un paradosso non accettabile, avendo una serie di potenzialità che non riescono a venire fuori. Il ruolo del sindacato è anche questo, cioè cercare di essere soprattutto da stimolo per tutti quegli organi istituzionali, compresa il comune, compresa la regione, compresa chi ha un ruolo istituzionale, politico, in sostanza a dare di più.